Buonasera. Buonasera a tutti e grazie ed essere venuti. Concedetemi un po' l'emozione, doppia emozione. Una, perché non sono abituato a parlare in pubblico e soprattutto a un pubblico così folto. E la seconda per il motivo per cui siamo più, per qui, per cui siamo qui, che sembrerà banale, ma nessuno di noi oggi sarebbe voluto essere qui, però è successo e non c'è una ragione, no, non si sa di chi sia la colpa e vediamo da avanti. Vorrei ringraziare tutti a partire da Marco non come amministratore, non come imprenditore, ma da Marco come genitore di un ragazzo che per 8 anni è stato compagno di classe di Alessio. E se siamo qui oggi è anche perché, come a lui e come a molti altri, Alessio ha trasmesso qualcosa. E Marco, diciamo, ha lanciato il sasso e confrontandosi più volte siamo giunti, diciamo, alla conclusione di realizzare questo progetto del laboratorio. Progetto che è stato accolto subito, è stato subito appoggiato, promosso. Quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno appoggiato subito, che l'hanno promosso, che hanno promosso iniziative per raccogliere fondi, chi l'ha finanziato, chi continuerà a farlo e chi si è dato da fare, chi ha lavorato dietro le quinte, tutti, veramente tutti. Vorrei ringraziarvi uno ad uno e si starebbe qui fino a tardi. Paradossalmente vorrei ringraziare anche quando ad inizio raccolta fondi un imprenditore mi ha detto: ma io che c'entro con la scuola? E diciamo, inizialmente tornai a casa e gli disse alla Roberta: ma chi ce lo fa fare? Per chi si fa? Però dopo anche quello è stato, diciamo, uno stimolo, una spinta ad andare avanti, perché ci ha dimostrato che c'è bisogno di investire nella scuola. C'è bisogno di investire perché questi ragazzi che abbiamo voluto intorno a noi, un giorno, prima di tutto, saranno cittadini di Subiano e di Capolona e poi gli auguro di diventare imprenditori e anche amministratori di questo territorio. E questo laboratorio servirà a loro, ma servirà a tutti. Scusate, parlando con amici che insegnano anche alle scuole superiori, diciamo, ci hanno detto che alcuni kit di quelli che volevamo acquistare e siamo riusciti ad acquistare grazie ai vostri contributi venivano usati appunto alle scuole superiori. E magari qualcuno potrebbe pensare che per loro sono troppo avanti. E io penso di no, perché se noi trattiamo i nostri ragazzi da bambini, loro cresceranno da bambini. Se invece iniziamo a trattarli da adulti, loro impareranno ad esserlo. Commetteranno errori, chi è che non l'ha commessi? Però siamo noi che dobbiamo dargli un buon esempio e dargli fiducia.